Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi facciamo assieme un tipo di irrigazione che posizionerò nell'orto che abbiamo fatto io e Aurora, visto che avevo già una parte di irrigazione del giardino già fatta da prima. Andrò a sfruttare quella per cercare di posizionare gli irrigatori automatici anche all'interno delle aiuole che abbiamo fatto per l'orto, in modo da non doverle bagnare in continuo noi a mano, o soprattutto per il fatto di quando si va via magari in ferie che abbiamo un'irrigazione automatica, quindi non dovrà nessuno venire a dover bagnare le piante, quindi rimarranno umide e non moriranno. Andiamo a vedere assieme cosa ho comprato e soprattutto come andarla a posizionare. Allora, eccoci qua, vediamo cosa ho acquistato. Sono andato al fai da te, ho preso questa roba della Glaber che ho già preso da altri irrigatori di questa marca, mi sono trovato bene, quindi ho voluto continuare sulla stessa linea. Allora, innanzitutto ho cercato un tubo, questo da 15 metri, è una micro irrigazione, quindi il tubo è da 6 mm e ha dei forellini già predisposti all'interno del tubo, in modo che faranno fuoriuscire l'irrigazione a goccia, perché per determinate piante, soprattutto quelle dell'orto, è meglio irrigare al di sotto della pianta e non sopra, perché potrebbe il sole con le foglie bagnate potrebbe bruciarle. Quindi ho voluto prendere questo. Esiste anche il tubo più grosso che costava molto di più, però io ho voluto prendere questo che costava meno, circa 11 euro, per vedere se funziona. Allora, ne ho prese tre bobine, adesso andrò a spacchettarne poi una, provarne una per vedere se funziona bene, altrimenti se non funziona le altre due bobine le restituirò e mi farò fare un buono per comprare quello più grosso. Allora, per questo ho comprato i picchetti di fissaggio, perché bisognerà fissarlo all'interno delle aiuole in terra in modo che non voli via, dei separatori di flusso che adesso poi andremo a vedere come posizionarli sugli attacchi che ho già predisposto prima, dei divisori di flusso che sono a tre vie, a quattro vie e a due vie per gli angoli quando dovrete girare ad angolo, e soprattutto i tappi per il fine linea. Quindi questo è quanto ho preso, adesso andiamo a vedere il lavoro che avevo fatto in precedenza. Allora, in questa, come in altre zone del giardino dove avevo già gli irrigatori per l'erba, quelli a spruzzo, ho levato l'irrigatore, ho tirato su questo tubo mettendoci questo attacco che ha un rubinetto inserito in modo da poterli chiudere quando voglio e utilizzare solo l'altra linea dell'irrigazione del giardino. Anche questi sono della Klaber, li trovate sempre al fai da te, al quale adesso andrò a posizionare il diffusore che vi dicevo prima, a quattro vie, in modo da far partire poi i tubetti che andranno in una aiuola o nell'altra a seconda di dove ho necessità. Adesso andiamo a vedere come si posizionano assieme. Allora, come vi dicevo, questi separatori di flusso, vedete, hanno due attacchi, uno da una parte e uno dall'altra, dove andrà posizionato il tubo più grosso, che è questo, quello dell'irrigazione principale. Qui hanno degli attacchi dove usciranno i tubetti più piccoli da 6 mm per andare a portare l'irrigazione all'interno delle aiuole. Per le fuoriuscite che non utilizzate vi danno comunque dei tappini da mettere su. Allora, tagliato un pezzo più o meno di 5 cm di un tubo per l'irrigazione con la mezzo pollice, adesso andiamo a posizionarlo sopra l'innesto, ricordandosi poi di andarlo a fissare. Questi tubi sono un po' duri da mettere, però fanno il loro dovere. Ok, una volta innestato il tubo così, andiamo a metterci il pezzo che lo va a stringere. Ok, adesso andiamo a mettere il nostro diffusore, ricordandosi di innestare prima questo, perché sennò non riusciamo poi a metterlo. Perfetto, adesso andiamo a tirare. Ok, il nostro diffusore è pronto quasi. Questo è un tappo di fine linea che dovremo andare a posizionare qui sopra per chiudere
l'uscita in modo che l'acqua uscirà solo dai tubettini. Quindi anche per questo ci servirà un pezzettino di tubo più grosso dove andarlo a posizionare. E anche qui mettiamo il pezzo e andiamo a mettere il nostro tappo di fine linea. Ricordatevi sempre di farli entrare fino in fondo. Ok, andiamo a chiudere. Questo è il tutto. Di qui usciranno poi i tubetti che ci servono per andare nelle aiuole a fare la nostra micro irrigazione. Ok, adesso vado a tagliare un pezzo di tubo di questo genere che non ha i buchi per l'irrigazione dentro, per andarlo a fissare al mio diffusore. Andiamo a levare un tappino e facciamo partire la nostra irrigazione da qua. Lo innestiamo bene, ok, così. Ora prendiamo un attacco a quattro vie, andremo a mettere in una il tappino e qua collegheremo il nostro tubo. Così. Ok? Adesso di qui e di qua partirà l'irrigazione a goccia. Ok, come vedete qua adesso dai piselli ho posizionato la prima linea con i suoi picchetti fino in fondo. Adesso andiamo in fondo a tagliare il tubicino e a mettere il tappo di fine linea. Okay. Andiamo a tagliare il nostro tubetto in questa zona. E andiamo a posizionarci il tappo di fine linea. In modo che l'acqua uscirà solo dai buchini. A questo punto facciamo così per tutte le altre file di piantine. Come vedete, in mezzo alle nostre piantine ho messo tutti i tubicini che passano con i loro sgocciolatoi. Adesso poi non ci resta che attivare l'impianto e vedere se funziona. Come vi dicevo, vedete l'acqua che esce, non fortissima, goccia, quindi non bagnerà le foglie, ma andrà a nutrire le nostre piantine. Quindi l'impianto è perfettamente funzionante. Bene ragazzi, spero che il video vi abbia interessato, spero di avervi dato qualche dritta per fare un impianto di irrigazione abbastanza economico che possono fare tutti, e ci vediamo al prossimo video su Ginger Life. Ciao a tutti!